Indovinate dove sono ora? Sì! Esatto, sono proprio nella mia casa nuova! Non posso perché sto tenendo la videocamera con l'altra, quindi mi applaudo da sola! Sulle tette! Benissimo! Ah, ce l'ho fatto! Oh mio Dio, è stato più veloce di quello che immaginavo. Sono nella mia casetta nuova dove adesso vi farò fare il tour, anche se non è proprio finita. Però almeno ci sono i mobili, almeno ci sono i mobili! E in realtà non mi trovo così tanto lontana dalla zona dove ero prima. Quindi sto a 15 minuti più o meno col treno da Shinjuku, che non è male, non è centralissimo, però comunque è berry, aspetta, giapponese, berry, parlando in italiano è comodo. C'è una vista fantastica che vi farò vedere dopo proprio in super veloce, perché sennò qualcuno potrebbe capire dove abito. È una città degli anime, cioè, ed è nato per puro caso. Questa casa l'ho trovata quando non l'ho cercata e mi sta facendo male un braccio. Braccio tornato! Dicevamo, questa casa l'ho trovata quando non la stavo cercando. Questo vuol dire che quando ti metti lì a cercare le cose, tanto non le troverai. Tipo, è la regola, hashtag mai una gioia. Dopo 15 case dove mi hanno detto di no per lo stesso motivo, no gaijin, nel senso che il padrone di casa magari aveva avuto qualcosa e subito immediatamente: guardaci questa bellissima, no gaijin, guarda quella, no gaijin, guarda questa bellissima, no gaijin. Ero disperato, ho pensato, ok, non la trovo, è inutile. Poi per puro caso mi sono messa lì a cercare, dicendo però al posto magari di una casetta preferirei vivere ancora in un appartamento più grande, così cos'ha. Insomma, mi ero preimpostato un po' di cose, stranamente, e ho detto magari non mi voglio in realtà neanche così allontanare così tanto. Così cercando e cercando, frugando, allucinante, perché io chiamai dopo l'orario di chiusura dell'agenzia e mi hanno risposto, e già lì capiamo che questa Dio la manda buona oggi, perché i giapponesi che rispondono fuori dall'orario è festa, e mi chiedono il giorno dopo, seppur domenica, è anche lì. Addio! Ah sì, vieni pure a vederla domani. E si fa tutto in un giorno praticamente. Sono arrivata, oddio che bella. E come me la immaginavo? Ok, la prendo, ok, fatto, prossima settimana contratto. È morto qualcuno qua dentro? Invece no, perché sicuramente dal costo non direi, anzi, sento un'energia positiva. Semplicemente questo è aver avuto culo. Culo. Mi sono fatta male, oddio che male. E quindi, wow, che figata. Bene, possiamo iniziare da capo. Vi farò vedere tutto, quindi adesso fate finta di non vedere, state vicini a me, vicini. Con i miei denti da cavallo. C'è un po' di casino, perché mi mancano appunto dei mobili che non avevo considerato. Allora, dobbiamo fare come i giapponesi, toglierci le scarpe. Bene, e qua siamo dalla porta, cioè dall'entrata. E beh, io ho messo già le mie borse ovunque, giusto per i cappotti, ovviamente a fine agosto i cappotti, ma per, cioè, settembre ormai per me è autunno, per me è già iniziato l'autunno, non me ne frega se ci sono 40 gradi, per me è iniziato l'autunno. Poi c'è questo, questa in teoria è la scarpiera, dove ci sono diverse scarpine, e queste sono le scarpe cosplay, che mi chiedo dove me le metto. E qua, boh, ci sono diverse cose, sai, le cose che magari, tipo gli occhiali, l'agenda, queste sono le cose che mi servono, e questo l'ho fatto io, ci tengo a precisare, e questo bellissimo specchio l'ho fatto io, e solo questo tipo fa rendere la casa strafiga, che se no era un po', non è così figa. Questo dal signor Tamura è il mio ritratto, yeah, cioè, insomma sono bella. Poi posterò l'immagine. Questo è il bagno, che mi scuso perché è la cosa meno ordinata della casa, che devo cambiare ancora quella di tenda, che devo dire che vabbè, però è molto largo, c'ho la vasca, il classico bagno giapponese, un pochino in alto. Qua c'è la lavatrice, bellissimo con questo coso. E siamo arrivati nel salotto. Guardate che figata, con il mio basso, che non suono. E qua abbiamo la cucinetta. Aspetta,
mi serve luce. Dai ragazzi, ce la puoi fare. Ce la puoi fare, luce fuori. Rigorosa. Caffettiera di Hello Kitty, tutte le cose. Un sacco di dispense, di mensole per mettere la roba. Quindi è molto comodo. Qua abbiamo il mio solito bellissimo frigo con tutte le cose messe a cacchio lì. Effettivamente provo a metterle un pochino meglio. Quelle tende non sono le vere tende, cioè devo ancora comprare quelle giuste. E questo è un tavolo dell'IKEA con le sedie dell'IKEA e il tappeto dell'IKEA, perché mi piacevano un sacco. Cioè che bello il tavolo largo che si può ottimizzare, cioè queste cose li puoi rimettere a posto e fare tipo tavolo più piccolo. Cioè una figata per me. Qua ci sono le mie cose, il mio cellulare, eh? Qua ci sono i ciechi, perché stavo adesso per autografare i ciechi, spoiler, sia per il sito sia per Patreon, che ci sarà un set di Asuka. Oh mio Dio, non so ancora quando, però. Gna. Qua abbiamo tutte le mie console, tra cui sono PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 4 e PlayStation 3. Senso, ho solo PlayStation qua dentro con i miei videogiochi, di cui un fan recentemente mi ha regalato l'ultimo Life is Strange, di cui io sono estremamente felice. Qua abbiamo aspirapolvere, il sofa, il divano che non so dove mettermelo, e abbiamo la mia vetrinetta, il mio piccolo tesoro con tutte le action figures. Abbiamo anche Tomb Raider, fighissima. E qua è l'aria, in teoria dovrebbe essere l'arietta relax, ma non ho idea di cosa metterci, quindi al momento l'ho fatta così. Il portavalice, il divano, poggia culo quando sono stanca, i manga, pochissimi che mi sono rimasti. Qua per far capire che se uno mi guarda fuori dalla finestra su cosplayer. Poi abbiamo anche le mie foto in cosplay, così, giusto proprio per essere. E qua abbiamo la nostra vista. Non è male, direi che non è male. Sto quindi a un piano più alto di prima, decisamente. E questa è la camera. Guardate com'è grande. Oh mio Dio, com'è spaziosa, ragazzi. Allargo le braccia, i piedi. Posso persino fare stretching. Wow. Qua tengo tutte le mie cose per il fan club, Patreon. Mi mancano un'unghia. Tre unghie esattamente, devo farle oggi. Lì ci sono le ultime copie rimaste di cosplay collection, il mio primissimo photobook, di cui ve lo farò vedere qua, perché questi sono quelli che devo spedire tra poco. Già già! Adesso disponibile sul mio sito www.yurikotiger.jp. E sono, queste sono le ultime copie rimaste, ragazzi. Quindi come finiranno, ciao ciao. Se volete supportarmi un pochino, questo è il modo migliore. Mi farebbe un sacco piacere. Questo è il mio pride, cioè l'unica cosa come l'isola di cui io posso piangere tutti i giorni. La mia gioia del vivere. E poi qua c'è il solito casino, la mia agenzia, il foglietto della mia nuova agenzia, la mia lettera d'amore. La mia lettera d'amore, le lettere dei fan, il mio bellissimo PC. E questo in teoria dovrebbe essere l'angolino YouTube smontato. Poi abbiamo l'area trucco, cioè io qua mi trucco e basta. Poi abbiamo il letto, i pupazzini, i libri. E questo è molto carino perché lo puoi aprire. Papà, ci sono tutti come si chiamano? Gli accessori messi un po' a caso. E questo ce l'ho tipo dal 2014, che è tipo, datti da fare. Per ricordarmi, qua ho deciso di mettere i vestiti normali. Prima c'erano i cosplay per un programma televisivo, solo che cosplay comunque non è che li indosso tutti i giorni. E quindi per quanto erano belli da vedere, ho deciso, no, io voglio i miei vestiti. E così ho iniziato a rifare, virgolette, l'armadio, che appunto è un armadio aperto. Perché qua nell'armadio più piccolino, arrivato giusto ieri, ci sono i cosplay. Solo una parte di cosplay. Ci sono anche sotto, perché poi abbiamo anche questi. Questi qua sono di cosplay. Vediamo se li riconoscete. Evangelion, Goku, Natenshi. Abbiamo Biancaneve e Ariel. E qua una cosa che mi sono dimenticata, non è solo lo stand. Questi qua c'è scritto accessori eccetera eccetera, ma li devo cambiare. Qua sono solo parrucche. Tutti i vari tipi di parrucche, biondo, rosa, diversi colori eccetera eccetera. Quindi i cosplay sono sparpagliati nei, diciamo, in alcuni cassetti, tra cui anche quello. E cosa ci sarà in questo bellissimo super armadio? Casino! Ecco cosa c'è. In realtà ci sono ancora, indovinati un po', cosplay! Cosplay ovunque!
puri puri taiga, grande, grosso così. Allora, ci sono le cose invernali e ci sono anche i cosplay, gli accessori. Eccolo qua, forse lo vedete, che c'è un Olaf messo lì, vestiti, le scarpe, insomma. Il casino che nessuno vorrebbe vedere, ecco, facciamolo così. Chiudiamo questa porcheria, vi prego. Essendo che questo armadio è molto molto grande, molto spazioso e anche un po' difficile da aprire, ho deciso appunto di tenerlo per tutte le cose che non mi servono, gli accessori, le cose invernali, e di tenere qua appunto i vestiti e tutte le altre bellissime cose. Mi sono dimenticata anche di aprire questo cassetto che vediamo. Super spoiler del mio prossimo cosplay ufficiale. Ok, bene. Oh mio Dio. Sì, io ultimamente me ne sono infangata così tanto che sono ritornata a volere tutte le cose di B&B Westwood, che ovviamente sono regali. Sto facendo così perché vorrei farvi vedere il mio orologio. C'è la manica. È bellissimo. Guarda che bellissimo. Mi sono ricomprata tutto il manga in giapponese perché non l'avevo mai letto. E niente, questa è casetta mia, è larga 54 metri, no 55 se non sbaglio, cioè sono ben 55 metri di casa a Tokyo dopo 5 anni. Si fa festa. Ci ho messo tantissimo, cioè nel senso è stata un sacco dura. Recimo la risoldi, sono stata in share house, sono stata in altre share house, sono stata in pieni appartamenti dove potevo spendere diciamo il meno possibile. Qua spendo un po' di più, ma neanche delle cifre esorbitanti. Comunque riesco a farcela al mese, quindi va bene, non superano i 1000, stanno più sotto. E anche se non è in una super cittadona, è comunque dove ho tutto, perché alla fine in Giappone qua c'è tutto. Ho un amore di casa, sono felice, soprattutto perché sento, non so, magari è una stronzata da dire, però sento delle vibrazioni positive. E io in realtà ci tengo un sacco a queste cose, cioè in realtà sento tanto le energie, eccetera, eccetera. Poi diciamo, inizialmente ero più con, ma sì, andiamo in una casa infestata, chi se ne frega, e poi stavo pensando a The Grudge, ho pensato, magari no, magari no, muoio di cacca. Benissimo, questo era il mio tour della casa, spero vi piaccia e nulla, perché a me piace tanto. Date tantissimo, sono una felice, sono una bimba felice. E finalmente posso dire vivo in casa. C'era un piccolo spoiler che forse in questa casa, solo per 3 mesi, forse non sarò da sola, verrà Rei con me. Quindi sto anche cercando di dare il via il letto singolo, qualcuno vuole il letto singolo, era bellissimo, è del Muji nuovo, sotto solo 6 mesi. Per adesso comprare il nuovo letto doppio. Quindi dovrò dare via anche metà del mio armadio e dovrò anche dare la piastra. Benissimo, non vedo l'ora, e ottobre sarà un mese, cioè questo autunno non vedo l'ora che inizia questo autunno, perché cambieranno un sacco di cose, anche con l'agenzia sta andando molto meglio, stanno iniziando un po' di progetti, sto andando molto di più in televisione, quindi mi sento di nuovo carica, mi sento pronta a riaffrontare tutto. E niente, questo era il tour della magica casa di Yui. Yeah! Cioè guardate che figata, che se cammino non finisce, se cammino 5 passi non finisce, ne faccio ben 15 di passi. Basta montarmi della mia super casa, che è una casetta normalissima. Però vabbè, sono troppo felice. Ci vediamo al prossimo video, ce ne sono ancora tantissimi in lista. Se avete domande commentate questo video, se vi piace, che cosa ne pensate della casa, voi eccetera eccetera, condividetelo. E soprattutto cercasi designer, non so scherzare. Non sto scherzando, io vorrei di più un design, vorrei qualcosa, perché alla fine ho racimolato tutte le cose che avevo e comprato molte cose, a parte il tavolo e le sedie dall'usato. Però vorrei uno stile, quindi se avete qualcosa, dei consigli da dare su come vedete bene questo appartamento, vi prego datevele. Quando sono in televisione o quando devo fare determinati shooting, ho tipo tutto una cosa che la faccio tutta otaku, nel senso che metto tutti i poster, tutte le cose mie che le ho ancora, però questa è più una cosa per il mio lavoro. Però per il resto è così, già sta tanto di casa, è tanto bella, però manca qualcosa. Fatemi sapere, ciao, super baci, bye bye, ciao, mi intercorrete, arrivato.